Siamo in compagnia di Guido Gennacari, Trading Room di Roma. Buon pomeriggio Guido e grazie per essere con noi. Guido, ci siamo abituati a fare insieme a te l'apertura di Wall Street che è molto molto interessante, però forse oggi è più interessante tutto ciò che accade in Europa, in particolar modo a Piazza Affari, cosa accade alle banche, che cosa succede? Beh, allora, intanto ti dico che da poco è stata sospesa UniCredit a ribasso, meno 4,70 e l'indice sta facendo meno 2, quindi sicuramente c'è un po' di panico intraday sulle banche. Però se proviamo un attimino a condividere il monitor, questo è dipeso probabilmente da un dato che è uscito questa mattina da parte di una statistica della BCE. La BCE ha praticamente diffuso quelli che sono quello che è stato il primo trimestre 2021 per il credito Scusami, europeo, chiedo quindi alla anche. regia se può far vedere Sì. il tuo schermo, se no diventa un po' confusione. Sì, il concetto è molto semplice, comunque c'è stato praticamente il primo trimestre 2021 il credito, l'offerta di credito che è scesa in Italia, un trend discendente e anche negli altri paesi è negativo ma è rimasto stabile, la Spagna pure è scesa come l'Italia, quindi l'Italia è in un trend su nuovi minimi, mentre la Germania è l'unica che è rimbalzata e per i prossimi trimestri ci sarà una stretta alle condizioni creditizie. E si sa che quando in Europa, quando le banche chiudono i rubinetti, allora probabilmente si ferma tutta l'economia. E siccome il nostro listino è molto bancocentrico, come vedete, meno 4,70 UniCredit, BAMI meno 4,90, BPM meno 4,43, Intesa regge un pochino a meno 2,5 rispetto alle altre banche, ma siamo a meno 2,10. Simile a noi è la situazione non tanto del DAX che è a meno 1, ma del CAC 40 che sta a meno 1,86 e dell'IBEX che sta a meno 2,50. Quindi proprio questo documento della BCE da questa mattina probabilmente ha dato il via a queste vendite su un settore specifico, che è quello bancario, che risente appunto di questi dati perché appunto ci si aspetta un rimbalzo nel secondo trimestre, la paura è quella del PIL e il PIL europeo è legato prettamente alle banche e quindi se non ripartono le banche è un problema. Un altro dato che è uscito invece in settimana riguarda gli hedge fund, questo è l'ESMA, un documento dove fa vedere come gli hedge fund che pesano per il 5% dei fondi alternativi hanno un leverage del 6.450%, come a dire che quello che è successo col famoso fondo che è saltato in Cina, anche in Europa non siamo scevri da queste problematiche, perché appunto gli hedge fund come NAV hanno solo un 5%, ma hanno una leva altissima rispetto a tutti gli altri agli altri fondi alternativi. Alcuni hedge fund addirittura hanno un asset management su NAV del 25.000%. Quindi questi sono due temi importanti. Uno, che c'è un problema nascosto degli hedge fund e della leva, e due, quello odierno delle banche centrali. Questi sono due documenti usciti in settimana, uno dell'ESMA e questo della BCE. Quindi probabilmente un po' di paura sui mercati questa mattina si è affacciata. Sì, assolutamente sì. Intanto ti chiedo se puoi tornare con noi. Intanto ti leggo una domanda e naturalmente mostro il grafico. Ci scrive Roberto per l'analisi Gennacari. Oggi è la Waterloo dei bancari tra Intesa e UniCredit. Quale comprare ora, naturalmente? Beh, sicuramente Intesa, non, siccome Intesa UniCredit è sospesa e non troviamo una base d'appoggio per quanto riguarda il titolo, io aspetterei sempre durante la settimana dove si trovi un supporto e quindi sia finito, perché prendere i coltelli mentre scendono è pericoloso. Quindi sia per tutti e due i titoli aspetterei un attimino una base d'appoggio. Intesa un supporto ai 2,25 proprio su questi livelli. Se domani dovesse tenere questi livelli può essere un'occasione d'acquisto. Su UniCredit aspetterei perché essendo sospesa a ribasso non vorrei che facesse nuovi minimi più profondi e ricordo che il titolo ha un gap up aperto risalente al 2 febbraio a 2,75, quindi UniCredit mi fa preoccupare, ho paura che se dovesse scendere ancora in settimana il mercato bancario potrebbe arrivare addirittura a chiudere a 2,75 il gap up che aveva aperto il 2 febbraio. Adesso è riammessa, meno 4,79 UniCredit, 8,213 quando fino al 16 marzo stava a 9 e 60, quindi come vediamo la volatilità sui bancari c'è sempre e rimarrà anche nelle prossime settimane e mesi, secondo me. Allora, un'altra domanda da Francesco che ci chiede, anzi chiede a te un parere sul comparto media, in particolar modo Mediaset, naturalmente per motivi ovvi, poi sentiremo anche durante il nostro TG Flash, però Vivendi deve risarcire Mediaset. Andiamo intanto a vedere come sta performando il titolo e sentiamo il tuo parere.
Ah, per quanto riguarda Mediaset, sicuramente nel momento in cui è uscita da quella fase laterale che si è portata dietro, un po' come tutti i titoli, alla fine è salita pure parecchio e era tornata ai massimi diciamo, del pre-Covid intorno a 2,75 e attualmente invece è in discesa, ha trovato una barriera sulla media mobile a 200 nel grafico giornaliero e in questo caso l'atterraggio secondo me può avvenire intorno a 2,25, quindi ancora sta 2,32, una discesa del titolo, secondo me si può fermare a 2,25, non è ancora è in caduta libera e quindi può trovare un appoggio a 2,25. Oggi sta facendo meno 5,76, quindi come i bancari aspetterei domani, non prenderei mai il coltello mentre cade, ma dobbiamo aspettare che faccia una base. Però rispetto al periodo precedente, pre-Covid, quando stava in quella fase laterale che aveva abbandonato ed è sceso, viceversa, da quando aveva abbandonato gli 1,99, i 2 euro, era salita fino ai massimi 2,70. Quindi sicuramente il 2,20 può essere 2,25 un livello d'appoggio per poi ripartire e andare a tentare la ripresa dei massimi recenti. Intanto è sospesa anche BPE, questo per la cronaca. Sì, assolutamente sì, davvero i numeri sono incredibili oggi. Tra poco ti leggo un'altra domanda di Roberto che ci è appena arrivata, ma prima una domanda di Luigi che ci chiede in questo caso un parere su Juventus, come mai oggi cede dopo questi 17,85% di rialzo di ieri. Poi naturalmente è chiaro che tutto sia legato anche alle notizie. Beh sì, sicuramente la notizia di ieri era praticamente una notizia tra virgolette positiva, ma secondo me è un po' negativa nel senso che le banche d'affari valgono più dei governi e dei tifosi, questo secondo me è un problema, però come vediamo ha fatto dei massimi, adesso li ha subiti, fa più 12, ma i massimi intraday erano a 0,92, sta a 0,86. I titoli calcistici sono molto volatili, hanno bassi volumi, il trend della Juventus non c'è perché sta tra 1 euro. Si muove lateralmente tra 1 euro e 0,72, quindi non c'è tendenza, è un titolo dove si può operare magari in giornata, ma non oltre. Ha un grafico molto brutto, non parliamo dei fondamentali, perché i fondamentali delle società di calcio sono un pochino pessimi in generale, quindi graficamente può ritornare long solo al superamento degli 0,95, ma per il momento sono lontani. Ecco, è un punto davvero interessante. A tuo avviso come andrà a finire questa storia? Abbiamo visto più persone pronunciarsi, anche il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha sottolineato la necessità di difendere un modello di sport europeo basato sui valori, sulla diversità e sull'inclusione, spiegando che non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti, però Florentino Perez dall'altra parte oggi è uscito con un'intervista molto interessante dicendo che senza questa Superlega tutte le squadre principali non potranno sopravvivere fino al 2024, addirittura dicendo che naturalmente non ci sono abbastanza soldi dalla recente Champions League. Questo naturalmente è un commento anche un po' fuori del mercato, però abbiamo notato che i movimenti sia su Manchester United ma sia su Juventus sono stati piuttosto significativi, Guido, e da questo un po' dipende anche la performance futura delle squadre. Beh, sicuramente perché le squadre che sono oggetto di questo, tra virgolette, ipotetico nuovo campionato, logicamente hanno più pubblicità, più visibilità e in teoria più introiti. Però sicuramente il 2020, oltre alla pandemia, è stato l'anno in cui c'è questa battaglia tra il capitale e gli stati, ossia in questo caso la banca d'affari che vuole creare e finanziare questo nuovo, diciamo, campionato e dall'altra parte gli stati europei indeboliti che non trovano accordi semplici, che non riescono a fare squadra, l'Europa molto spesso e si trova tra i due incudini cinese e americano. Però è sempre una lotta tra capitali, quindi big tech, grandi realtà internazionali come i Fang e singoli stati. E nel caso europeo appunto sembra l'Europa avere una debolezza di posizione perché o le società falliscono e quindi si riequilibra il mercato interno europeo del calcio, oppure si cerca di salvarne alcune facendo un campionato a parte e quindi vince il capitale. Possiamo dire che alla fine, come debba andare in qualsiasi modo, il calcio ne esce sconfitto, a mio parere. Quindi purtroppo l'apertura al mercato, il quotarsi di società, probabilmente era un modo per raccogliere capitali, ma non ci sono stati veri business plan in molti casi che hanno portato profitto, ma hanno solo aperto il debito di queste società. Quindi purtroppo, secondo me, è una sconfitta amara del calcio in generale, quella che si è aperta ieri, comunque vada a finire, secondo me.
Allora, intanto ti leggo un'altra domanda da Roberto e poi vado da Riccardo. Roberto anche ha chiesto una view su Stellantis scesa sotto il primo supporto di 14,40 dollari, scusa, euro per azione. Beh, il titolo, se noi guardiamo un grafico settimanale, è in fase laterale, quindi non è sotto grandi scossoni. È scesa sotto il livello di breve dei 14 e 50, però il vero livello, diciamo, più a lungo periodo è 13,77. Quindi non è, anche se oggi sta facendo meno 3,5, se si vende l'Italia, Stellantis è uno dei titoli che pesa di più nel listino, nell'indice. Quindi anche i fondi passivi o fondi comuni che devono vendere italiano devono vendere anche Stellantis. Quindi può essere anche un effetto tecnico più che di valore. Però io non mi preoccuperei perché appunto deve rimanere in settimana per mantenere questa fase laterale i 14 euro. Quindi non tanto i 14,50, ma vediamo se in settimana tiene questi 14 euro, poi potrebbe tranquillamente lateralizzare ancora per un po' di tempo e tornare all'attacco dei massimi. Ricordiamo, lunedì, ieri, aveva fatto dei massimi a 15,186, che sono i massimi storici assoluti. Quindi, come vediamo, siamo in una situazione, di record, tra virgolette, e non c'è una preoccupazione, per quanto riguarda invece il breve periodo, visto che è salita tanto. Massimi di periodo, scusate, no, storici, vuol dire di periodo. Ok, intanto ti leggo anche una domanda di Riccardo, una previsione sui mercati azionari nei prossimi mesi. Allora, per quanto riguarda la concezione, io mi rifaccio al rischio. Il rischio mi sta dicendo che la Cina potrebbe avere problemi in questo periodo di breve, prossimo trimestre. E anche il Nasdaq c'è un rischio alto, ma ha fatto dei massimi storici. La Old Economy sembra ancora tenere, quindi il Dow Jones, quindi ancora l'indice a breve, secondo me, favorito, soprattutto se, come abbiamo visto oggi, le banche europee non trovano un equilibrio. Secondo me ritorna il buy bancario. Se a livello europeo, ad esempio Draghi, può aiutare per l'integrazione su quella che è la garanzia unica dei depositi bancari. Se si va verso una riforma così importante e così forte per l'Europa e le banche europee, allora il nostro listino può veramente superare i 25.000 punti e andare un pochino più in alto. Senza queste riforme, con le banche ferme, con il rubinetto chiuso, l'Europa non va da nessuna parte e l'America rimane favorita. Quindi mi aspetto a breve che l'Europa si debba muovere assolutamente con velocità perché gli NPL. Il problema NPL lo avremo quest'anno sul settore bancario, aiutarlo e andare avanti con le riforme proprio sul settore bancario. Ottimo, estremamente interessante. Intanto volevo andare velocemente a vedere anche il petrolio. Perché? Perché oggi è una giornata storica per il petrolio. Abbiamo fatto un approfondimento piuttosto interessante durante le fonti international. Spero che sia piaciuto a tutte le persone che ci hanno seguiti. Intanto, esattamente un anno fa, il WTI costava meno rispetto ad un biglietto per i mezzi a Milano, che sappiamo bene costa 2 euro. Quindi i futures del WTI e il futures del Brent erano sotto i 0 dollari. E questo era naturalmente un avvenimento storico, una cosa che molto probabilmente no, non accadrà mai più. Ciò che però è importante è che tutti e due, sia il WTI che il Brent, sono riusciti a tornare ai livelli pre-pandemici. E non solo, possiamo dire che il 2020, ma soprattutto la seconda parte del 2020 e l'inizio del 2021, è stato un momento estremamente positivo per il comparto energetico. Guido, voglio capire da parte tua, possiamo ecco, assistere a un altro momento storico con i futures WTI e Brent sotto i 0 dollari o il peggio per il mercato energetico è già nel passato? Allora, l'altro anno si è assistito a questo fenomeno, anche non mi ricordo se la Fed o quale altro istituto ha fatto uno studio la settimana scorsa dove dimostrava che questa discesa sulle scadenze negative era dovuta anche agli ETF, ossia più che il sottostante c'era un problema di liquidità degli ETF sulla fine mese che hanno incentivato ad andare il prezzo negativo, oltre al fatto che le petroliere rimanevano, non potevano caricare il petrolio e quindi rimanere nei magazzini a un costo in America e quindi anche questo ha favorito il valore negativo, però ripeto sul futures, non sul sottostante vero e proprio, perché il petrolio è arrivato a 6-7 dollari, non è andato negativo, diciamo, allo spot. Quindi sul futures, sulla scadenza, c'è stato questo fenomeno. Secondo me, la ripresa appunto da quei minimi c'è stata e quando c'è stata la rotazione è iniziata il 6 novembre. L'accelerazione della rotazione settoriale quando la Old Economy, l'effetto annunciato sui vaccini, si è fatto sentire, il petrolio da 34 dollari è salito e ha fatto i massimi recenti fino a 67. In questa fase,
L'altra settimana ero preoccupato perché aveva chiuso sotto i $60 il settimanale, ma la scorsa settimana l'ha recuperato benissimo. Quindi, finché la chiusura settimanale rimane sopra i $60, possiamo stare tranquilli. Sicuramente adesso è una fase un pochino laterale di consolidamento perché anche in Nasdaq, Dow Jones e Standard & Poor's si sono riallineati. Secondo me siamo tornati piano piano alla normalità, a una correlazione e non inversamente correlati come era l'altro anno il Nasdaq o il Dow Jones degli indici americani, e i settori secondo me andranno bene ma senza strappi, ossia ci sarà una correlazione maggiore tra questi tre indici e però una crescita magari delle quotazioni in questo secondo trimestre minore rispetto a quello che abbiamo visto nel passato, più lenta ma regolare. Beh, questo punto è molto interessante, quindi appunto volevamo capire se nei prossimi trimestri, poi ha chiesto Riccardo naturalmente una previsione sui mercati, ma io aggiungo una previsione anche sulle materie prime perché è senza dubbio che nel primo trimestre del 2021 erano i grandi protagonisti. Tornerà loro per esempio a comportarsi come un hedge, poi tutto ciò che accade con le criptovalute. Io vorrei ricordare a tutte quelle persone che stanno comprando Dogecoin, fra le quali tantissimi miei amici, e ricordo anche i miei stessi amici, che Dogecoin è un progetto partito come scherzo, quindi tutto ciò che accade ad oggi è anomalo, non è normale. Quindi Guido, ti chiedo anche una previsione a parte le materie prime, anche le criptovalute, perché bisogna dirlo che è pericoloso tutto ciò che si stia facendo per quanto riguarda Dogecoin. Lasciamo un po' da parte il Bitcoin, che è tutta un'altra storia. Beh, sicuramente anche noi stiamo facendo un percorso su criptovalute, vengono viste più come trading speculativo. Invece il progetto più interessante è quello dell'investimento a lungo periodo e non l'elemento speculativo come su alcune criptovalute, che sono poco liquide, sono oggetto di pump and dump, ossia si pompano, rialzo, pure stanotte c'è stato un altro caso e poi si sgonfiano. Quindi su alcune è vera e pura speculazione, andrebbe visto cosa c'è, il progetto che c'è dietro. Quindi fare molta molta attenzione perché si possono determinare piccole size ridottissime, quindi non più di tanto per quanto riguarda l'operatività, anche se io preferisco un'operatività più di portafoglio a lungo periodo dove c'è un vero progetto, come dicevi prima, Bitcoin, mentre appunto su Dogecoin e gli altri bisogna fare un mordi e fuggi. E mentre quanto riguarda i mercati, le materie prime, l'oro ha rimbalzato bene sui $1.700, secondo me nel 2021 può andare a rivedere, alla fine 2021 non dico i massimi, ma almeno i $1.960 ci può arrivare. I mercati, ribadiamo, sono leggermente imprevedibili, quindi noi facciamo degli scenari. Lo scenario più probabile per me in questo secondo trimestre è che l'America, i famosi 4.300 punti di Standard & Poor's, che qualche casa di investimento dava per fine anno, li può raggiungere anche prima. L'Europa invece dipende tutto da quello che è l'effetto delle banche. Sicuramente la liquidità ce n'è in abbondanza e se non trova altro sfogo, addirittura, ripeto, l'effetto delle cripto è dovuto a questo. Quando c'è tanta liquidità, il denaro vale zero, anzi è negativo, tassi di interesse negativi. Un'altra spinta sono i crypto asset. Da qui l'apertura alle banche, PayPal e tutti i soggetti che prima erano contrari alle cryptocurrencies, adesso hanno fatto un'apertura anche la Cina ieri. Quindi, come vediamo, si cercano asset su cui investire perché l'obbligazionario ormai è impraticabile per il momento. L'azionario è sui massimi e quindi si ha paura a investire sull'azionario. E quindi anche le crypto asset che prima, fino a qualche mese fa, era un demonio finanziario per alcune istituzioni, adesso c'è un'apertura come asset alternativo per la diversificazione. Quindi, come vediamo, tutto ciò è dovuto, come sempre, alle banche centrali che hanno inondato liquidità ai mercati dal 2009, da Lehman Brothers, e non sanno come uscirne. Questo è un punto davvero interessante, sono sicura che avremo modo ad approfondirlo. Intanto ti ringrazio, Guido Giannacari, Trading Room Roma, grazie per essere stato con noi. Grazie Alexandra, a voi e a tutti i telespettatori.